Liberi Dentro, Eduradio e TV, un ponte tra carcere e città. Bentornati di nuovo a tutte e tutti per questa metà di luglio, sempre con voi, con Liberi Dentro e Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. Io sono Caterina, qui con voi e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, ciao a tutti. Beh, partiamo oggi da una notizia che riguarda la nostra città di Bologna, sempre legata al carcere, alle misure alternative, perché il 25 giugno scorso nell'aula bunker del carcere Rocco D'Amato di Bologna si è svolto un importante convegno su questi due importanti temi. Leggo la notizia direttamente dal nostro blog, così faccio anche un po' di pubblicità, liberi dentro eduradio.home.blog, Bologna, carcere, lavoro e misure alternative, 10 anni di FID e l'inaugurazione di Casa Corticella. Si intitola Perché ne valga la pena esperienza di reinserimento, questo convegno tenuto presso la Dozza di Bologna, per celebrare i 10 anni di Fare Impresa in Dozza, che è stata anche nostra ospite della settimana, e anche l'inaugurazione della nuova casa per l'esecuzione delle misure alternative dedicata a Don Giuseppe Nozzi in via del Tuscolano 99, proprio a pochi passi dal carcere Rocco D'Amato di Bologna. Senti, 10 anni di Fare Impresa in Dozza è veramente un traguardo enorme, grandioso. Tra l'altro, come detto prima, sono stati anche nostri ospiti in giugno. Ma ricordaci un attimo chi sono. Sì, allora, FID è l'acronimo di Fare Impresa in Dozza ed è un'esperienza nata proprio 10 anni fa all'interno del nostro carcere bolognese. È composta dai colossi dell'industria e della meccanica sul nostro territorio, sulla nostra regione, che sono GD, IMA, Marchesini Group e negli ultimi anni si è aggiunta anche la FAC. L'obiettivo è quello di fornire, attraverso la realizzazione di lavori di carpenteria, di assemblaggio e anche di montaggio di componenti meccanici, un'opportunità di lavoro stabile e duraturo, non solo dentro il carcere, ma naturalmente anche fuori. Senti, per chi non c'è stato, ovviamente, vuoi ricapitolare un po' le voci del convegno? Eh sì, al convegno avevamo i rappresentanti delle istituzioni, a partire proprio dalla direttrice del carcere Rosa Alba Casella, poi sono intervenuti il cardinale e il nuovo presidente della CEI, l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi, Maurizio Marchesini, che è il presidente di FID, Alvise Sbraccia dell'Università di Bologna, padre Giovanni Mengoli, che è il direttore del CEIS, e Mauro Palma, che è il garante nazionale dei diritti delle persone prive della libertà personale, nonché Emma Petitti, che è la presidentessa dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Ma partiamo da quello che ha detto la direttrice Rosa Alba Casella, che vede questi 10 anni di FID in maniera molto positiva, soprattutto per il fatto che far lavorare detenuti in misura alternativa alla pena all'interno di un carcere, perché l'impresa è all'interno di Dozza, non è facile, soprattutto perché i tempi del carcere non sono naturalmente quelli dell'impresa. E poi è un'esperienza che ha insegnato e sta insegnando tuttora alle persone detenute a lavorare in gruppo, a relazionarsi l'uno con l'altro e anche tecnicamente a imparare delle nuove competenze. Non tutti i detenuti però naturalmente possono prendere parte a questa opportunità di lavoro. I numeri sono abbastanza ridotti, parliamo di 14-15 persone al momento impegnate nell'attività. Lo stesso presidente di FID ammette che non sono tantissime, sono passate in questi anni più di 50 persone formate, persone che poi restano anche con un lavoro, ma chiaramente questi numeri non bastano per abbassare la recidiva, cioè il fatto di ricompiere il reato e ritornare all'interno del carcere. E vengono prese persone tra l'altro che hanno pene abbastanza lunghe, che poi spesso hanno dei benefici, quindi possono uscire in regime di semilibertà prima della scadenza della pena. E sul fatto che queste esperienze siano straordinarie, ma in realtà dovrebbero essere ordinarie per il carcere, si è espresso su questo anche il cardinale e arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, Matteo Zuppi, che ha detto che ci sono troppe poche iniziative, ci dovrebbero essere invece più iniziative almeno su ogni detenuto, perché ognuno dovrebbe avere un progetto su di sé, come sancisce la stessa Costituzione all'articolo 27 del percorso rieducativo delle pene.
Il rischio del carcere, tra l'altro, come ha aggiunto il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma, è quello di contenere semplicemente le persone detenute in mancanza di percorsi di risocializzazione e rieducazione attraverso il lavoro. E, oltretutto, il garante ha specificato che la pena già per se stessa della privazione della libertà personale in carcere è già bastevole per essere il percorso punitivo e che il carcere in aggiunta non deve essere una, come dire, un ulteriore percorso punitivo per la persona che vi entra, nel senso che il fatto in sé di togliere la libertà a una persona che ha commesso un reato è già sufficiente come pena e poi deve intervenire lo Stato per garantire un percorso di reinserimento sociale negli anni successivi. Infine, ultima battuta sulla recidiva che, come ha ricordato padre Giovanni Mengoli, presidente del gruppo CEIS, per chi sconta la pena in misura alternativa si abbassa del 16-20% contro il 66-70% circa di chi sconta la pena interamente in carcere. Si tratta di dati che dovrebbero motivare la realizzazione di opportunità di accoglienza come questa e quindi si spera che questo sia un progetto positivo da continuare, negli anni. All'inaugurazione, che poi è continuata a Casa Corticella, questa nuova struttura per l'accoglimento di misure di persone in misura alternativa alla pena, si è presentato anche il sindaco Matteo Lepore di Bologna, che ha detto: questo luogo di vita e di cittadinanza non offre solo un tetto alle persone, ma la possibilità di incontrarsi e lavorare assieme. Ma io darei subito la parola alla presidentessa dell'Assemblea legislativa, Emma Petitti, a cui abbiamo chiesto quale sarà la sfida da raccogliere da oggi in poi per mantenere sul nostro territorio esperienze come questa sull'esecuzione penale. Sicuramente la sfida principale è quella di lavorare insieme con tutto il tessuto sociale, economico, istituzionale, fatto di volontariato, le tante donne e tanti uomini che in questa esperienza qui al Dozza, con l'esperienza di fare impresa grazie alle imprese e a Marchesini che ha deciso di investire in una sfida collettiva, che è quello del reinserimento, del recupero, capendo che ci sono responsabilità che sono sociali, che riguardano tutti noi. Credo che ci sia quindi la volontà oggi qui con la nostra presenza di farci carico di un tema profondo che riguarda sicuramente le carceri che vivono dopo 2 anni e mezzo di pandemia una situazione difficile legata ai sovraffollamenti, legata anche a come Bologna in maniera importante ha fatto fronte alla crisi pandemica proprio con i detenuti. Ecco, credo che oggi noi dobbiamo attraverso le strutture, attraverso i servizi, attraverso anche i progetti, quindi l'economia, il sostegno, ai progetti educativi e formativi, far sì che questa esperienza virtuosa possa anche essere replicata in altri contesti, diffondere le buone prassi, i buoni modelli è uno dei compiti principali che oggi come istituzione regionale facciamo nostro. Ecco, Garante, lei ha parlato di tempo frammentato per il carcere, questo tempo che può rischiare di essere senza senso per i detenuti. Oggi ci troviamo qui dopo 2 anni incredibili, la pandemia che ha toccato in particolare gli istituti di pena e l'inaugurazione di questa casa di residenza per le misure alternative. Cosa rappresenta secondo lei? Quale sfida raccogliamo oggi? Parliamo al carcere, quindi ai detenuti che sono i principali ascoltatori del programma Liberi Dentro Duravi Tutti. Un messaggio di speranza. Il messaggio di speranza è anche abbastanza difficile perché i progetti vari, anche quelli di cui parliamo oggi, sono progetti che richiedono tempi piuttosto lunghi. Io spero, la mia speranza è di trovarli fuori prima che tutti questi progetti siano arrivati a compimento. Però c'è anche un elemento, come dire, di speranza che io leggo nel linguaggio attuale. Il linguaggio attuale sul carcere è un po' più moderato di quello che sentivo un paio di anni fa. E io, che per formazione anche mia, culturale, penso che il linguaggio è da un lato un indicatore dell'umore sociale, ma da un altro lato è un costruttore delle culture sociali. Quindi questo può essere un elemento di speranza. Padre Marcello, giorno dell'inaugurazione della casa di accoglienza Donnotti, cosa raccogliamo dalla giornata di oggi? Raccogliamo l'impegno anche delle istituzioni,
di contribuire affinché progetti come questi si possano sostenere prima di tutto e poi eventualmente anche moltiplicarsi, perché quello che si sta facendo adesso, che è così importante per il futuro delle persone detenute, attualmente è sostenuto soltanto dalla buona volontà e dalla generosità del privato sociale, mentre invece è giusto che se ne occupi il sistema dei servizi sociali. Nell'apertura questa mattina, nell'inaugurazione anche per FID dei 10 anni, il vescovo Matteo Zuppi ha parlato di un invito alla nostra società esterna a essere anche noi tutor. Lei cosa ne pensa? È un invito decisamente centrato sul tema di questa giornata, perché ogni forma di pena che noi attribuiamo, infliggiamo alle persone che hanno sbagliato, può essere anche meritata, però non può mai comportare una mancanza di responsabilità da parte nostra. Cioè, non è soltanto responsabilità delle persone che hanno sbagliato correggersi e programmare un futuro diverso, ma non lo possono fare se non ci assumiamo anche noi la responsabilità di fare la nostra parte. Come cappellano del carcere, come vede le parole pronunciate dal Garante nazionale che la pena è già il carcere? La pena è già il carcere, come diceva il garante, perché è un tempo sottratto, cioè un tempo che di fatto è reso inutile e non c'è niente che tolga la dignità alle persone come appunto metterle in questo limbo di tempo nel quale non devono nemmeno pensare al loro futuro, perché è un futuro che diventa impensabile, ma anche il presente diventa ingestibile. Per cui riuscire a fare qualche cosa perché queste persone possano trovare il senso del tempo. Penso che possa riscattare la pena dall'essere soltanto una mera sottrazione e privazione della libertà e soprattutto la privazione del tempo che è dato alla vita. E dopo aver ascoltato i testimoni del convegno Fare impresa in Dozza e l'inaugurazione di Casa Corticella, diamo la parola per questo servizio di ASP Città di Bologna a Lorenzo Amorosi e Simone Resca che intervistano Noemi Passaro, funzionaria dei servizi sociali UIEP di Bologna. Buongiorno, sono Simone di Tecnotrade e oggi insieme a Lorenzo continuiamo l'intervista con Noemi Passaro dell'UIEP di Bologna. Dopo averci raccontato quali sono gli obiettivi del suo ufficio e del suo lavoro, oggi scopriremo quali sono le figure professionali con cui lei si relaziona abitualmente e come ha impattato il tremendo periodo della pandemia su tutto il suo lavoro. Buona visione. Nel tuo processo lavorativo, Noemi, quali sono gli interlocutori con cui ti frequenti più abitualmente? Allora, in primis troviamo il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, il Tribunale di Sorveglianza, che ci attiva per effettuare indagini sociali che servono poi al Tribunale per decidere sull'ammissione o meno di una persona alle misure alternative. Quando parlo di indagini sociali, parlo, come vi ho detto un po' prima, di questa attività di ricerca, di informazioni, di osservazione del contesto di vita della persona, perché noi dobbiamo fornire al magistrato il quadro, la fotografia di quello che c'è all'esterno affinché il giudice decida proprio se è il caso di poterlo fare uscire, insomma, dal carcere oppure accogliere l'istanza di misura alternativa. Poi abbiamo il magistrato di sorveglianza che è per l'esecuzione delle misure alternative, perché noi informiamo il magistrato periodicamente rispetto all'andamento delle misure alternative, perché deve essere informato se una misura sta avendo un andamento regolare, se una misura ha qualche intoppo perché c'è qualche problematica, quindi diventa sempre il nostro interlocutore privilegiato. Poi gli istituti penitenziari, nel senso che gli istituti penitenziari con cui collaboriamo stabilmente ci attivano anche loro per indagini sociali per le persone che hanno fatto richiesta dal carcere per avere delle misure alternative. Quindi anche loro hanno necessità che noi andiamo all'esterno e verifichiamo la condizione migliore perché quella persona possa essere ammessa alle misure alternative. Come detto, infatti, siamo una connessione tra l'esterno e l'interno. E poi partecipiamo all'equipe di osservazione della personalità che si svolgono all'interno degli istituti. In questa equipe si parla dei condannati e si delineano i percorsi di uscita nel caso ci siano tutte le condizioni. Poi ancora abbiamo altri UEPE che ci chiedono la collaborazione per le situazioni che riguardano
la nostra competenza. Gli UEPE hanno una competenza territoriale, per cui se faccio un esempio, se una persona ha attivata un'indagine all'UEPE della Toscana, un'UEPE della Toscana, e la persona ha fatto richiesta per venire a lavorare nella regione Emilia-Romagna, quindi nella città di Bologna, ci chiederà una collaborazione affinché noi verifichiamo quel lavoro nella città di Bologna e possiamo dare riscontro all'UEPE, cosicché quell'UEPE poi può rispondere all'indagine sociale e informare il tribunale di quello che sta, di quella che è la possibilità per questa persona. In ultimo abbiamo i tribunali ordinari per le messe alla prova, perché i tribunali ordinari sono quelli che stabiliscono per la messa alla prova, sospendono il procedimento, sottopongono la persona alla messa alla prova e quindi consentono a questi imputati di poter svolgere i lavori di pubblica utilità e i loro percorsi con la nostra supervisione. Altri interlocutori poi sono sicuramente tutti i servizi territoriali, quindi gli enti locali con cui collaboriamo stabilmente, perché ricordiamoci sempre che le persone che noi abbiamo presi in carico, quindi condannati, sono comunque persone che hanno famiglie, hanno figli, hanno dei contesti di riferimento, quindi noi accogliamo il contesto anche di riferimento. Quindi abbiamo a che fare con i servizi territoriali, il comune, i servizi minori, perché naturalmente ci dobbiamo confrontare se ci sono determinate situazioni particolari. I nostri interlocutori sono i SERT, i CSM, sono anche la regione, ma sono anche le forze dell'ordine con cui collaboriamo a stretto giro, perché sono con loro che dobbiamo stabilire appunto delle connessioni. Quindi direi tutta la rete della comunità. Dottoressa Noemi, mi passano ancora tante cose interessanti da raccontarci. Vi rimandiamo alla prossima settimana, sempre qui su Liberi Dentro e Duratio. Grazie. Rieccovi per questa nuova pillola sui servizi universitari in carcere, intitolata proprio Università in carcere. Abbiamo sempre come ospite Paolo Zurla, che è il delegato dal rettore al Polo Universitario Penitenziario, il PUP di Bologna. Abbiamo visto le volte scorse, proprio grazie al professor Paolo Zurla e alla dottoressa Nicoletta Sant'Angelo, che è responsabile AFORM, abbiamo affrontato diversi temi, sia da come nasce il diritto allo studio in carcere, poi ci siamo spostati su quali sono i bisogni delle persone che studiano, che cosa chiedono anche per migliorare la propria condizione di studio, fino anche a capire che significato ha lo studio per una persona che sta scontando una pena. E oggi invece, dopo aver fatto un po' un bilancio poi nella terza puntata di quelli che sono la situazione dell'università fino a questo momento, dopo la convenzione tra Unibo e carcere, mi vorrei soffermare con il professor Paolo Zurla su quelli che sono i numeri. Quanti sono gli studenti e le studentesse iscritte al PUP e come funziona lo studio in carcere nelle diverse sezioni? Allora, studenti e studentesse attualmente coinvolte, diciamo, nell'accordo convenzionale sono più di 60, 64-65. Perché esito a dare dei numeri precisi? Perché è un numero che può variare da un giorno all'altro. Cos'è che può fare variare? Può fare variare il mutamento della condizione detentiva. Il detenuto, soprattutto maschio, perché poi dopo dirò per le femmine, che sono comunque le detenute iscritte, sono circa 10 in questo momento, 9 o 10, può passare al reparto semiliberi. Il reparto semiliberi è un reparto che sta tra la prima cinta muraria, sto parlando del carcere La Dozza, e la seconda. Queste persone escono tutti i giorni lavorativi, a seconda del tipo di permesso che hanno avuto dal magistrato di sorveglianza, e vanno a lavorare. Diciamo, tornano in carcere a dormire.
per alcuni è solamente verso sera, per altri invece magari è nel primo pomeriggio, perché magari, supponiamo, stanno facendo un tirocinio e lavorano solo la mattina, quindi escono, prendono generalmente dei mezzi pubblici, si recano a lavorare, tornano indietro a orari diversi a seconda, diciamo così, del tipo di disposizione che hanno. Ogni reparto ha delle modalità diverse, vale a dire, di azioni che si possono fare oppure no, mentre nel reparto giudiziario 1D i detenuti iscritti maschi al PUP sono insieme alle persone che fanno parte della squadra di rugby e il reparto è fatto esclusivamente di queste persone e hanno libero accesso a questa saletta PUP che noi così chiamiamo, quella che è fornita di libri, vocabolari, istituzioni e alcuni terminali. Nelle altre sezioni questo non c'è. E allora noi abbiamo detenuti iscritti al reparto penale e ai reparti giudiziari con diversa condizione, vale a dire alta sicurezza, suddivisa in due livelli, e poi un altro altri due reparti ancora. Vado a piani, sostanzialmente noi abbiamo persone al 1D, primo piano, al primo piano ma fuori dall'1D, al terzo piano ci sono tre reparti, noi abbiamo studenti in tutti e tre i reparti. A seconda del tipo di reparto diverse sono le condizioni, comunque al di fuori della parte 1D non c'è libero accesso per i computer. In alcuni casi i detenuti possiedono un loro PC che viene dato a loro in determinati orari, la sera di norma viene ritirato, ovviamente sono computer che sono passati ad un certo vaglio della sicurezza, in questi computer non possono entrare, diciamo così, chiavette USB, eccetera, e ovviamente non si possono connettere alla rete. Al 1D, saletta PUP, c'è una biblioteca che è quella che noi attualmente stiamo incrementando con l'acquisto di volumi di testi da parte di Unibo con il proprio sistema bibliotecario. A volte le case editrici ci forniscono gratuitamente il testo, a volte sono gli stessi docenti titolari degli insegnamenti che fanno avere alcuni libri di testo. A volte, nelle parti consentite dalla legge sul copyright, passiamo a delle fotocopie di capitoli, come possiamo anche arrivare a delle scansioni di alcuni testi. Come prima ha accennato la dottoressa Sant'Angelo, in Unibo quasi tutti i docenti depositano dei materiali di studio. Questi materiali di studio, che l'utente, diciamo così, al di fuori del circuito detentivo, di cui usufruisce senza capire che sta passando dal sito di Unibo ad un altro sito, questo all'interno, diciamo così, del carcere non è possibile, perché questi materiali sono su archivi, su piattaforme che non sono all'interno di Unibo, ma sono collegati. Questo che cosa comporta? Che se il detenuto si trova all'interno della PUP vero e proprio, allora andando all'interno della saletta noi potremmo e possiamo in alcuni casi far entrare una chiavetta, depositare i materiali didattici in formato digitale e lo studente potrà, diciamo così, guardarseli a tempo debito in un momento successivo. Per tutti gli altri, dove non c'è possibilità di accesso diretto ad un computer che sia collegato alla rete Unibo, noi dobbiamo passare delle fotocopie. Io ieri ho portato i materiali didattici di due insegnamenti. Ovviamente lei capisce che
è stata fatta una stampa facendo rientrare più slide in una stessa facciata, altrimenti è un elenco viene un volume grosso come un elenco del telefono. Quindi il riferimento anche agli insegnanti universitari, si potrebbe dire che entrano per fare le lezioni, per favorire anche quelli che sono i processi di apprendimento, perché certe lezioni non basta il tutor via web, online o i libri in questo caso, ma serve una presenza. Quindi come tra l'altro funziona anche il fatto di sostenere gli esami, come funziona la procedura? Ci si iscrive, si va all'esame orale, in che maniera? Ce lo racconti lei. Gli insegnanti, i docenti entrano, fino nella situazione pre-Covid, tutti gli esami, salvo qualche eccezione che poteva riguardare detenuti in carceri non ubicati a Bologna, quindi persone che ad esempio sono iscritti a Bologna ma erano detenuti a Bologna e sono stati trasferiti in altri carceri, mantengono l'iscrizione a Unibo. In altri casi, a seguito del trasferimento in un altro istituto penitenziario, possono fare il trasferimento a un corso di laurea presente nell'Ateneo che è in connessione con quel carcere, no? Perché così come a Bologna c'è questo tipo di convenzioni, in altri Atenei ci sono altri tipi di convenzioni con altri carceri. Ecco, in quei casi già da tempo facevamo degli esami online, con il Covid siamo passati agli esami online, tutto però deve avvenire sulla base di una autorizzazione, quindi esame per esame la casa circondariale autorizza a sostenere l'esame, a noi arriva l'informazione, arriva la segreteria didattica contatta i docenti, viene identificata una o più date, viene trasmessa e quel giorno, a quell'ora, gli agenti di polizia penitenziaria provvederanno a spostare, a trasferire il detenuto dal reparto in cui si trova alla saletta di cui prima ha parlato la dottoressa Sant'Angelo, che è la saletta magistrati. Sto parlando dei detenuti maschi. Al femminile esiste un'altra linea, un altro collegamento per effettuare gli esami a distanza all'interno del reparto femminile. E dopo il servizio Università in Carcere, noi vi ricordiamo di iscriverci in redazione liberidentro@gmail.com. Vi ridiamo appuntamento a domani. Un saluto da me, che sono Caterina Antonella Cortese, Nea Flacco, Diana Botta e Paolo Aleotti. A domani.